Ragazzi, oggi mi sono messo in camicia perché dopo anni che aspettavamo i pannelli, finalmente sono arrivati. La sezione di questi mi fido del canale finalmente ha visto i suoi pannelli. E che cosa sta vedendo? Partiamo in quarta con il bestione monocristallino. C'è il bestione arancione che l'inverte e qui abbiamo questi oltre 2 metri, che sono pannelli da 29 kg, sono 550 watt l'uno. Io ne ho presi 12, questi 12 procurano 6,6 kW di potenza fotovoltaica. Posizionato sul tetto, ho scelto questa dimensione grande perché tac 500 watt, tac 1 kW, tac 1 kW e mezzo. Quindi semplicità anche nel montaggio. Chiaramente, ragazzi, questi sono grandi. Sappiamo che non vanno mai montati i pannelli sul tetto quando c'è vento, perché qui abbiamo una vela che per evitare al pannello di cadere, cadiamo insieme al pannello. Quindi mi raccomando, montate sempre i pannelli quando c'è calma piatta, come si dice quando si va a veleggiare. Bene, ragazzi, l'avete visto dalla sigla iniziale, dall'immagine iniziale, è la Mani che non li produce, perché questi vengono prodotti da aziende potentissime. L'azienda produttrice è la Teosan e la Mani è agente ufficiale di questa azienda. Quindi abbiamo veramente, ragazzi, abbiamo ancora la Mani che oltre alle batterie ci provvede anche ed è garanzia totale ed è la Mani il garante di queste consegne, di questa vendita. Quindi abbiamo direttamente da questa azienda, che oramai conosciamo da anni, abbiamo anche i pannelli fotovoltaici. È una svolta, è qualcosa che mancava sul canale, qualcosa che ci voleva. Ragazzi, 4 secondi e vi spiego tutti i dettagli sulla solita scrivania. Buona visione. Ebbene ragazzi, penso di aver fatto cosa gradita, vi ho stupito, scusate per l'eco che c'era di là prima, ma è un locale vuoto dove uso, l'avete già visto in passato, fare video quando c'è qualcosa di gigantesco, qualcosa che richiede spazio ed è un locale abbastanza vuoto dove c'è una certa ridondanza. Ebbene ragazzi, questo è il pannello monocristallino da 550 watt, l'azienda che ce lo venderà è la Mani, quindi abbiamo già la garanzia di serietà, di qualità, di affidabilità. È un video questo breve perché praticamente si tratta di riassumere quello che è un prodotto molto semplice, un pannello fatto come tutti i pannelli con un vetro temperato, ha una certa protezione dalla grandine, ma vi ricordo che la grandine quando arriva è come i fulmini, grandine e fulmine sfasciano tutto. La cosa bella è la dimensione perché andiamo a posizionare più rapidamente i pannelli e questo chiaramente va bene per chi deve fare un impianto. 2, 3, 5, 10 pannelli, 20 e la quantità sale rapidamente di kilowatt prodotti. È un pannello che parla da solo, l'azienda è la Teosan che è uno dei maggiori produttori al mondo. Adesso vi farò vedere alcune immagini sequenziali che sono state girate proprio dalla Mani, la direttrice che gli ho detto fammi le immagini orizzontali, me le ha fatte verticali, c'è un po' di misto con qualche foto, insomma giusto per farvi vedere la potenza perché purtroppo questi pannelli non possono essere prodotti in fabbrichette artigianali, ma richiedono meccanismi per la formazione delle celle, per l'assemblaggio, per il backsheet bianco dietro, l'alluminio che deve essere piegato, cioè c'è tutto poi tutto sottovuoto, insomma, non può essere una ditarella. Ecco perché la Mani ha deciso di essere agente di questa azienda qua, che è una delle più grosse al mondo. Guardiamo qualche immagine insieme e dopodiché andremo sul finale. Questo finalmente è un video breve, ma che descrive un prodotto veramente che mancava sul canale. Di questi mi fido, Mani pannelli fotovoltaici.
La descrizione, ragazzi, è molto semplice. Questo è millimetro più o meno 2,30 m per 1,14 m. Quando posizioniamo dei pannelli sul tetto, dobbiamo vedere la dimensione che abbiamo utile sul tetto, tenendo presente anche, vi do un consiglio, ragazzi, che tra un pannello e l'altro non sono affiancati a zero, ma ci sono esattamente i tiranti a T. E all'inizio e alla fine quelli a L che servono esattamente a fissare i pannelli. Quindi dovete sempre sommare circa 2 cm tra un pannello e l'altro, compreso il primo e l'ultimo. Quindi in questa dimensione abbiamo il nostro pannello. Moltiplicate la lunghezza, l'altezza. Tenete presente che i pannelli possono essere montati sia così che così, non c'è nessuna differenza. L'importante, come dico sempre, è che prendono il sole quanto più in maniera veramente solidale, cioè tutti al sole. Quando abbiamo sui pannelli ombre significative come muretti, alberi piuttosto che cappe, camini, eccetera, allora quest'ombra sulle stringhe abbassa la potenza di una stringa in maniera drastica e l'altra stringa si potrebbe scaricare su di questa, oppure avremo un'anomalia dove produciamo veramente poco. Ebbene, a questo punto consiglio i diodi di blocco. Guardate il video dove parlo dei diodi di blocco, perché devono essere veramente sovradimensionati, alettati, raffreddati, in modo che non vadano a scaldare e poi a scoppiare. Bene, ragazzi, andiamo avanti con altre due descrizioni importanti, ovvero la manica, che cosa vuole e come opera, in che modo. Chiaramente è una cosa importante, qui su questo canale non ci sono prezzi, perché voi sapete che i video restano per sempre, speriamo. Ma i prezzi invece cambiano in funzione della legge dell'offerta, della domanda, dei mercati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voi cosa fate? Chiamate la manica dal solito link che c'è sotto il video, chattate con loro, dite quello che volete, chiedete, fate domande descrittive anche, insomma, tutte le vostre domande vengono sempre, sempre soddisfatte, perché avete visto anche nel caso delle batterie, delle celle singole di qualsiasi brand, la Mania ha sempre risposto in maniera molto molto seria. Del resto è stata scelta in questa serie di video, di questi mi fido proprio perché non sgarra, e quando un'azienda si comporta così seriamente, veramente è un piacere averla sul canale. Quindi voi chattando comunicate con loro e vediamo adesso qualche dettaglio che loro mi hanno anticipato, dopodiché tutto il resto lo vedrete ovviamente con loro. Buona visione, andiamo avanti. Allora, quello che la Mani mi ha comunicato è esattamente questo. Per evitare costi aggiuntivi, dove i bancali devono essere in Italia poi aperti, chiusi, ne voglio 5, ne voglio 20, eccetera, la Mani ha deciso per il momento di fare un solo bancale di 31 pezzi, quindi 31 di questi pannelli montati, come avete visto nelle foto precedenti, anche poi chiusi in maniera veramente protettiva. Ebbene, questi 31 pannelli viaggiano con il pallet che arrivano da voi. Ora, per coloro, gli amici del canale che vogliono 6, 12, 18, 24, mettetevi insieme a un amico e dividete quindi questo costo in un unico trasporto, e se soprattutto abitate anche vicini è anche meglio. A questo punto loro per adesso vogliono vendere il pallet intero da 31 pannelli. Del resto è quello che avete visto in internet, quasi tutti fanno. Ci sono alcuni che fanno dei packaging da meno, da 6, da 12, ma poi il costo del trasporto, e soprattutto perché il costo sta veramente aumentando in funzione dei poverini, anche gli autotrasportatori tra gasolio e situazioni varie sono anche obbligati adesso a rialzare. Quindi, se riuscite a comprare 31 pannelli personalmente o dividerli con i vostri amici, questa è la cosa ideale. Come funziona quindi? Voi contattate la Mani chattando nel link che c'è sotto il video e fate qualsiasi richiesta. Quando avete soddisfatto le vostre richieste, a questo punto procedete all'acquisto. La Mani vi chiederà un acconto, che è l'acconto che blocca l'acquisto. Il momento in cui poi arrivano dalla Cina, ebbene lì, quando arrivano nella warehouse, cioè nel magazzino milanese, lì pagate il saldo e vi vengono consegnati. Questo è quello che mi ha detto la Mani, quindi vi sto riferendo proprio passo passo. Una cosa importante: quando arriveranno al magazzino, c'è anche chi potrà ritirarli personalmente, e ovviamente risparmierà quello che è il trasporto dal magazzino al
punto di consegna, cioè casa vostra. Però ricordatevi sempre che dalla Cina a Milano c'è un trasporto. Quindi il prezzo, chiedete sempre un prezzo DDP, cioè globale, anche se questo come peso è veramente tanto, perché se moltiplicate 29 kg per 31 pannelli è veramente un pallet importante. E quindi, cioè, voi avete 6, 12, 18, 24, 30, uno vi avanza se per scorta, insomma, 31 pannelli. Studiate sempre, ecco, questo l'ho accennato adesso, studiate sempre la combinazione quando comprate rispetto al vostro amico. Cioè, a me me ne servono 12 perché voglio fare 4 stringhe da 3, a me ne servono 24, a me 30. Quando avete studiato la combinazione, sapete come funziona. E il pannello in più, ve lo dico per esperienza personale oramai vissuta, è sempre bene averlo. È vero che abbiamo speso qualche soldo in più con quel pannello, è lì fermo inutilizzato, ma non si sa mai. Se siamo sul tetto, uno ci cade, pam, e abbiamo quel pannello, ci dispiacerà tantissimo, ma quel pannello in più ci salva tutte le proporzioni. Io, ragazzi, ne ho presi 12. Con 12 ho fatto 6,6 kW di potenza fotovoltaica. E questo per il mega impianto mi serve, quindi ne dovrò poi prendere altri 12. E insomma, le cifre anch'io me le devo gestire pian piano. L'altra cosa importante è che invece avete possibilità sul tetto, sul giardino, sulle pensiline, sul garage, tanto posizionamento, cioè avete tanto spazio. Ebbene, sappiate che con 31 pannelli voi avete circa 17 kW di potenza. Quindi già arrivate alla soglia del video che avete visto dell'amico del canale, che ne ha montati 18,5. Se poi avete un capannone e volete due bancali, due pallet, con 30 31 più 31, 62 pannelli. Beh, a quel punto siete veramente off-grid con 34 kW di potenza fotovoltaica. Ragazzi, gestite voi, non c'è bisogno che vi dia adesso dei consigli sulle configurazioni, ve li posso dare se mi contattate con i messaggi sul canale, tutti i messaggi tecnici sul canale, sul Messenger, solo webinar. Il webinar, l'ultimo collettivo, ci tengo a dirlo, ragazzi, è stato bellissimo. 9 ore. Non mi sono stancato io, sono dovuti andare via gli amici del canale. No, c'ho mia moglie che chiama l'avvocato, cioè, è stato veramente fantastico. L'ultima oretta sembrava di essere al bar con le birrette, perché oramai si cominciava a tergiversare, ma sempre in ambiente tecnico. Mani l'abbiamo tirata dentro anche con i pannelli, abbiamo garanzie di serietà, eccetera. E qualsiasi domanda, loro sono disponibili. Grazie, come al solito, di aver visto questo video. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo. Buona giornata.